In Abruzzo l'aria ha un sapore diverso, nutrita di rupi e sassi, di radure e boschi, di laghi e ruscelli, torrenti e fiumi, l'aria ha uno scatto, una elasticità di muscoli, una pungente, tagliente acredine che sa di spazi nordici. È una descrizione che Giorgio Manganelli, scrittore e critico letterario, fa dell'Abruzzo, la regione che ospita la tappa di oggi. Da San Salvo a Tortoreto, una tappa spigolosa, mossa, piena di strappi, come quel territorio è. Prendete questa descrizione, sostituite il nome della regione con quello di uno dei suoi simboli ciclistici e tutto funzionerà ancora alla perfezione. Già, perché quella descrizione è perfetta per raccontare Vito Taccone, il camoscio d'Abruzzo, ciclista nato ad Avezzano, in provincia dell'Aquila. L'anno leggendario della vicenda ciclistica di Vito Taccone è il 1963, quando il Giro arriva sulle grandi montagne del nord e Taccone vince 4 tappe consecutive, una più dura dell'altra. I suoi tifosi si scatenano, in Abruzzo suonano le campane a festa delle chiese, lui è in uno stato di grazia, tutto tondo, polemizza, usa un linguaggio colorito, genuino, pieno di espressioni dialettali. In ogni intervista duella con l'interlocutore, arriva in quella sequenza di 4 vittorie a predire il giorno prima la vittoria del giorno successivo, azzeccandoci sempre. E se sono leggendarie le sue schermaglie dialettiche, non lo sono da meno le scazzottate di cui si rende protagonista, per esempio al Tour de France con lo spagnolo Fernando Manzaneque. Devo essere lupo perché ho fame. La mia famiglia ha sempre avuto fame. Ogni vittoria è una rapina, diceva Vito Taccone parlando di se stesso. La gente ama atleti così, perché è come se fosse di fronte a uno specchio. Ci sono campioni che sono distanti dalla gente, ce ne sono altri che sono in mezzo alla gente. Il coraggio di attaccare, Vito Taccone lo aveva imparato dalla sua terra, la Marsica, quella regione dell'Abruzzo dove era nato, la terra dei Marsi, che devono il loro nome a Marte, il dio della guerra. Alla gente piace avere eroi capaci di dare battaglia, di attaccare, soprattutto quando la strada inizia a salire. 2 volte maglia verde al Giro d'Italia, miglior scalatore. E quella maglia verde Taccone la cedette per i 3 anni successivi, dal 1964 al 1967, a Franco Bitossi, il cui soprannome era Cuore Matto a causa di quegli improvvisi attacchi di tachicardia che spesso lo costringevano a fermarsi in gara, senza impedirgli tuttavia di terminare la carriera con 171 vittorie. Oltre a quelle 3 maglie verdi, per esempio, anche un argento e un bronzo ai mondiali. Oggi al Giro la maglia verde riservata al miglior scalatore ha cambiato colore, ma noi accogliamo questi 2 ciclisti con la loro storica maglia verde e facciamo entrare in gruppo 2 cuori un po' matti, ma grandi, enormi, che hanno trionfato in cima a quelle salite e hanno saputo parlare al cuore dei loro tifosi, Vito Taccone e Franco Bitossi.